Ciao a tutti, benvenuti nella cucina del mio Home Restaurant. Oggi andrò a preparare un filetto di ombrina alla ligure con della salicornia accompagnato con una crema di melanzane. Gli ingredienti sono filetto di ombrina, pinoli, olive taggiasche, capperi, aglio, dei pomodori datterini e della salicornia. Come spezie per marinare il filetto di ombrina o della salvia, della maggiorana, rosmarino e aglio. Per la crema di melanzane, melanzane, timo, aglio e basilico fresco. Sale, pepe e olio extravergine d'oliva taggiasco. Per iniziare incomincio a marinare il filetto di ombrina. Una volta che abbiamo pulito l'ombrina e l'abbiamo anche squamata, andiamo ancora a squadrare il nostro filetto di ombrina e lo vado a tagliare in due. Faccio un trancio che sarà per l'ospite e quello un po' più brutto lo tengo per me. Lo vado a marinare con olio extravergine d'oliva taggiasco, aggiungiamo il sale, mettiamo anche il pepe, aggiungo le nostre spezie, la salvia, la maggiorana, un po' di prezzemolo, il rosmarino, l'aglio. Incomincio a massaggiare il filetto di ombrina, ma così si assorbono tutti i gusti, e poi lo vado a mettere in frigo per 3 ore a pancia giù, così non si secca la pancia. Nel frattempo preparo la salicornia, acqua bollente, dopo un quarto d'ora è pronta, la lascio raffreddare, poi mi raccomando andiamo a togliere l'anima interna, che è quella un po' più coriacea, quindi la andiamo a eliminare. Se è ben cotta basta tirare e viene via molto facilmente. Incomincio a preparare la mia base del guazzetto ligure, quindi taglio i pomodorini in 4, padella calda, incomincio a tostare i miei pinoli. Una volta pronti li vado a mettere da parte. Nella stessa padella aggiungo l'olio extravergine d'oliva taggiasco, una testa d'aglio. Incomincio a saltare i pomodorini, aggiungo le olive taggiasche, i capperi, inserisco la salicornia, faccio saltare bene. Quando siamo verso la fine tolgo la testa d'aglio, aggiusto di sale e di pepe, rimetto i miei pinoli che ho tostato, una girata e siamo pronti. Adesso incomincio a preparare la crema di melanzane. Togliamo per prima cosa il peduncolo, poi le andiamo a tagliare a metà. Una volta tagliate io le vado a incidere, questo mi permetterà di cucinarle molto bene anche all'interno e anche i condimenti entreranno bene in profondità. Una volta pronte le mettiamo su una teglia, carta forno, abbondante olio extravergine d'oliva taggiasco, aggiustiamo di sale, mettiamo anche il pepe, andiamo a mettere il timo sopra ogni melanzana e la testa d'aglio tagliata a metà la andiamo a sfregare per dare un po' di gusto. Mettiamo il tutto in forno a 180 gradi per 30-40 minuti. Questo è il risultato, guardate qua delle belle melanzane, sono tutte cotte in modo omogeneo, come vedete il condimento è entrato anche in profondità e questo tipo di cottura ci aiuterà poi nella pulizia. Per pulirle infatti, guardate, basta avere un cucchiaio, la polpa si staccherà molto bene e con un po' di pazienza riusciamo ad avere anche una buccia bella pulita. Mi raccomando, le bucce non le andiamo a buttare perché poi una volta rimesse in forno a seccare oppure tagliate sottili e fatte fritte si possono usare in mille modi. Una volta finito di pulire tutte le melanzane le andiamo a mettere nel bicchiere del frullatore, aggiungiamo basilico in abbondanza, aggiustiamo ancora di sale, mettiamo ancora un filo d'olio extravergine taggiasco, un po' di brodo vegetale e andiamo a frullare molto bene. Una volta finito andiamo a passare ancora il tutto con un colino a maglie fine perché ci saranno ancora un po' di semini e questo ci permetterà di avere una crema lucida e morbida al palato. Siamo pronti per fare il filetto, padella calda, metto il filetto con la pelle sotto in modo tale che andiamo a cucinare, a brustolire, e come vedete piano piano la cottura prenderà tutto il filetto. Saremo pronti quando anche la parte sopra sarà bella chiara. Una volta pronti li vado a mettere su una placca e vado a terminare la cottura dando una grigliatina nella parte superiore. Siamo pronti ad impiattare, mettiamo la crema di melanzana in abbondanza nel mio piatto, prendo il mio filetto di ombrina e lo vado ad appoggiare delicatamente nel piatto,
aggiungo delicatamente il mio guazzetto alla ligure, così riusciamo a condire molto bene il nostro filetto di ombrina e renderlo ancora più morbido e più gustoso. E il piatto è pronto. Bene, eccolo qua. Il piatto è molto bello e vi posso assicurare anche molto buono. Quindi abbiamo un filetto di ombrina alla ligure con salicornia e crema di melanzane. Vi aspetto per i prossimi video. Ciao da Andrea.